Buongiorno, eccomi qua, come promesso vi faccio vedere gli ultimi arrivi. Ho fatto un piccolo ordinino da Perles & Co. La maggioranza di voi saprà che sono usciti, se lo so, guariranno prima o poi questi nuovi. Sono usciti nuovi colori Swarovski, 2019-2020 e ovviamente mi sono lasciata tintare praticamente lo stesso giorno che li ho scoperti e li ho ordinati su Perles. Insieme a quelli ho ordinato delle altre cosette che adesso vi mostro, ma proprio due, due, due. Allora, vi faccio vedere gli omaggini. Sapete che Perles fa scegliere gli omaggi, io scelgo sempre quelli a sorpresa. E mi sono arrivati questi perni, cioè questi farfalline, questo retro dei perni, quindi utili. E questi due filigrane, questi due connettori per orecchini, anche questi direi parecchio utili. Quindi questa volta bene con gli omaggini di Perles. Poi ho ordinato giusto tre colori di Storm Duo. Sono uscite da un po' queste perline, ma io non le avevo ancora provate. Sono rimasta un po' indietro. Devo comprare anche tutte le nuove Puka, ma con calma perché ho perlinato poco. Allora ho preso queste qua, Gold Matte. Sono bustine da 50. Vediamo se al volo quanto costavano. 2,30 euro se non sbaglio, 2,34 euro, una cosa del genere. Poi ho preso queste che sono le jet classiche e queste che sono le light copper matte, matte classico, e sono tutte mi pare con lo stesso prezzo. No, le jet sono quelle che costano meno, 2,23 euro qua la fattura. Ok, poi passiamo alle cose wow. Adesso c'è, cioè, ragazzi, cioè, basta stare così, guardiamoli, fissiamoli. Allora, io ho preso i rivoli da 14 mm, ho preso due coppie per colore. Su Perles sono venduti a pezzi singoli, quindi ho fatto 4. E poi ho preso anche gli chaton da 8 mm, che quest'estate, lavorando a una cosa, ho finalmente imparato a incastonare. E quindi cosa ho combinato? E quindi li ho comprati, costano una cavolattina, questi qua piccolini, e ho deciso di prenderli anche qua, due coppie per colore. Partiamo allora, i colori penso di riconoscerli dalla fattura, ma non ne sono certa di questi due, questo e questo, perché sono molto simili. Allora, io direi partiamo da questo. Aiuto, là, 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 ce la faremo. Qui, qui. Ma quindi, esci per favore, eccolo qua. Eccoci qua, guardate. Spero che si veda abbastanza bene. Tu vai via, sennò metti fuori fuoco. Allora, dai, per favore, vai a fuoco. Non c'è niente dietro. Allora, vedete? Mamma, che mani. Ma quindi, ti metti a fuoco? Ok. Eccolo qua, questo arretro in questa colorazione tipo ocra. Vediamo se credo sia proprio ocra. Sì, si chiamano, il colore è il Crystal Ocra Delight, direi. Bellissimi. Hanno tutta questa finitura pseudo-hobby. Poi abbiamo, allora, questi. Vedete, questo credo sia il Burgundy, sì. Crystal Burgundy Delight, il colore, presumo, ciao ciao, è andato, sono proprio belli. Poi abbiamo questi, ah, questi mi piacciono davvero tanto tanto, il retro è tipo bianco e questi dovrebbero essere i Crystal Light Grey, no, Crystal Light Grey Delight. Non so perché è grey, sono bianchi però. Poi abbiamo quest'altro colore. Questo il retro è così. E credo sia il Crystal Cappuccino Delight. E infine, allora sì, dovrei, sì, ok, l'ho detto giusto prima, il Burgundy. Infine c'è questo. Guardate. Il retro è tipo un
un verde militare abbastanza scuro. Infatti, Crystal Army Green Delight. Ci ho preso con il colore, adesso ve li faccio vedere tutti da vicino. Quindi abbiamo detto Army Green, Cappuccino, Light Grey, Burgundy, Ocra. E vi faccio vedere così. E gli chaton da 8 non li sto a tirare fuori, il colore è lo stesso. E sono veramente, veramente belli. Ammetto, mi spiace un pochino che il Burgundy e il Grey non tanto, però un pochino si assomigliano. Ecco, no, se li vediamo così vedete i riflessi. Però sicuramente troveremo un loro utilizzo tra tipo 140 anni, perché io continuo a comprare Swarovski e non usarli perché poi finiscono. Prendo sempre la doppia coppia almeno, in modo che dico, dai, una la tengo a collezione e una la uso. Ma vabbè, dettagli. Ho speso un totale di 44 euro con i 3,50 euro di spedizione col Corriere Bartolini. E mi pare che costino i Rivoli da 14 1,10 euro l'uno, se non sbaglio. Aspettate, ve lo dico. Swarovski 14, per 4 ho speso 4,49, quindi sì, 1,10 euro circa, 1,12 euro. E niente, io con tutto ciò vi saluto, 6 minuti di video solo per gli Swarovski, fatemi sapere se vi piacciono le nuove colorazioni, ci sono ovviamente anche altre forme, è uscita anche una colorazione di perle, se non sbaglio, di un colore nuovo. E niente, fatemi sapere che ne pensate, se secondo voi vale la pena, se vi piacciono, io adoro follemente i bianchi e gli ocra, sicuramente. Va bene, ci vediamo alla prossima, ciao!